La storia è sempre quella. Fino a 2 o 3 anni fa accusavo chi lo faceva, giuravo di non farlo, di non cadere nella trappola. Vedevo coloro che lo facevano persone stupide e senza una coscienza. E ora sono io quello dalla parte sbagliata. Che senso ha? Dov'è la coerenza? So che è sbagliato eppure continuo a farlo. Non è questione di essere stupidi, il fatto è che una volta entrato è difficile uscirci. Questa è la mia storia. Dopo il conto che la storia ci ha presentato, dopo che l'ombra oscura del razzismo si è abbattuta sulle vecchie generazioni, dopo essere stati bombardati fin da piccoli su progetti e manifestazioni, il giorno della memoria, dov'è finita la sensibilità di quei giorni? Perché isolare, offendere e torturare qualcuno solo perché viene dall'Africa? Quando non manca la nostra stima verso un immigrato americano, per esempio? Perché il valore che si dà alle persone è per forza in relazione al colore della loro pelle? Pensavo di essere l'ultimo a vederci. È successo tutto così in fretta. La prima sigaretta a 13 anni, la prima festa a 15, il primo tiro di canna a 16. E poi sei nel bel mezzo dei tuoi 18 anni e ti trovi in mano una bustina. E che sarà mai, per una volta? Provo e giuro che non lo farò più. E poi ripeti che non lo farai più. Ogni volta. Ed ogni volta sei sempre più vittima della tua incapacità di farne a meno. Tuttavia la speranza è, come si dice, l'ultima a morire. Da un abbraccio di un amico a 2 tiri a basket puoi ricominciare a vivere, a capire quali sono i valori e trovare la forza di rialzarti da te. Bullismo, razzismo e droga sono macchie della nostra società. Una società ormai malata da troppo tempo. Ed è a noi che questa volta è posta la scelta. Bene o male, sta a noi scegliere la cosa più giusta. Riscoprire i nostri valori e combattere con la nostra volontà questi fenomeni. Non da soli, ma insieme. Solo collaborando potremo fare la differenza.